presente alla conferenza americana sulle energie rinnovabili, le giornate qui ad Aspen dedicate alle energie rinnovabili. Interessantissimi argomenti trattati in questi 3 giorni e mi danno un bagaglio di esperienza in più da portare nella mia città e nel mio paese. Evidentemente tutto quello che oggi noi subiamo in termini di disastri ambientali legati a un eccesso di precipitazioni in poco tempo è comunque da riferirsi a un cambiamento climatico generalizzato, rispetto al quale noi sindaci abbiamo un doppio ordine di responsabilità. Una è quella di far sì che i nostri concittadini siano esposti il meno possibile a questi rischi e l'altra è quella di attivarci congiuntamente all'interno di quella che è la nostra associazione di categoria, che è l'ANCI, per far sì che questi sforzi, che queste attività vengano correttamente indirizzate per produrre una riduzione di emissioni. Ricordo incidentalmente che sono stato il primo sindaco italiano e il decimo in Europa a firmare, a sottoscrivere un atto che in Comunità Europea ha, diciamo, prodotto una, indicazione nei confronti del Parlamento Europeo per ridurre l'aumento di temperatura nei prossimi anni. Questo è un grosso risultato che speriamo di poter produrre e i sindaci sono in prima linea in tutto ciò. Per quello che riguarda l'impegno della mia città, nel quale porto la mia esperienza di sindaco, ma un po' anche quella professionale di ingegnere, la mia città si è organizzata ad esempio per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per far sì che si possa arrivare a una percentuale sufficientemente elevata e far sì che in incenerimento e quindi in quel sistema che comunque produce un aumento di temperatura in atmosfera sia ridotta al minimo. Questo è interessante per la mia città, ma è interessante anche per gran parte della Toscana e dell'Italia. Ricordo anche che la mia esperienza di ingegnere mi consente il più delle volte di andare insieme alle squadre di soccorso, di primo soccorso, per aiutare i miei concittadini a uscire da quei problemi che un sistema di precipitazioni ormai difficilissimo da controllare produce.